Cos'è il fuoco? Ma soprattutto, di cos'è fatta una fiamma? Il fuoco, quello di una candela o di un caminetto, non è altro che il risultato della reazione chimica chiamata combustione. E la fiamma, e qui viene il bello, è l'insieme di gas che vengono liberati da tale reazione. Gli atomi di questi gas, essendo molto eccitati, rilasciano fotoni, ovvero la luce che vediamo dal fuoco. Ma in realtà non solo da gas. Infatti in una fiamma normale si possono trovare anche prodotti solidi, come la fuliggine, le quali molecole, essendo estremamente incandescenti, rilasciano a loro volta luce, in particolare nella lunghezza d'onda del rosso, tipica delle fiamme a noi più comuni. E come al solito, meglio curiosi che incandescenti. Ciao!